Questo è il quinto anno che con i nostri studenti approfondiamo l'opera di un maestro dell'architettura del Novecento. Quest'anno l'interesse si è concentrato sull'opera di Alvar Aalto. In questo contesto, dal punto di vista didattico, alcuni nostri studenti affrontano lo studio delle opere realizzate o progettate dal grande maestro leggendole con gli strumenti della storia dell'architettura. Quindi affrontano la ricostruzione dei disegni preparatori, dei progetti esecutivi e di tutta la bibliografia relativa alle opere realizzate. Poi certamente l'esperienza dei viaggi. Siamo partiti dall'Italia, là dove abbiamo pensato di ripercorrere il tragitto fatto da Aalto, per poi andare a toccare con mano l'esperienza finlandese. Il viaggio ci ha portato a conoscere non solo l'architettura ma anche la natura. E dalla natura poi abbiamo preso l'ispirazione per lavorare con gli studenti su un progetto che consideriamo sperimentale per ogni anno, quello di costruire un padiglione con le suggestioni dell'opera dell'architetto di riferimento e portare gli studenti a sperimentare nel breve tempo di pochi giorni l'idea della costruzione di uno spazio alla maniera di. Quindi il progetto didattico si conclude proprio con l'esperienza concreta della costruzione del faro. Questo lavoro, ed è la quinta esperienza che facciamo, il quinto anno di esperienza, nasce nell'ottica del learning by doing, l'imparare facendo, che è uno degli aspetti a cui più teniamo all'interno di questo corso di laurea. Gli studenti, guidati da noi docenti, ma anzi che si divertono insieme a noi docenti, ricostruiscono quella che è un'architettura studiata da un architetto, reinterpretata sia dal punto di vista documentale storico che dal punto di vista grafico, il tutto in un'ottica multidisciplinare, che è un po' poi il nocciolo del nostro corso di laurea, cioè cercare di essere trasversali in tutti i sensi e cercare di portare ad un progetto che sia di tipo multidisciplinare e anche interoperabile, in cui cioè possano essere coinvolte da un lato più competenze, ma da un altro lato, in un senso quasi democratico, più punti di vista rispetto all'operato.